Allo? Magari era un serpente? Oggi sei super luminoso. No, non è nessuna luce accesa. Ho soltanto la finestra aperta. Ma le tre è stata cancellata. Non c'è l'E3 quest'anno. Spegni il sole Feist. Finché ce lo voglio, perché tanto mi piace questa luce qua. Mi piacerebbe poter gestire meglio l'illuminazione di questa telecamera qua, però fa cagare il cazzo, quindi è difficile. Mandi un bacino. Mua! È 3 mesi che lo dicono. Vabbè, ci sta, qualcuno l'abbiamo mancato. Ma ti sei evoluto come Pokémon? Perché? Mi sono legato i capelli. Beh. Take this Westerman. Pino ghiacciato, grazie al momento con Prime per 2 mesi. Ma buonasera signor. C'era pure qualcosa prima, perché sono andato in bagno. Mi sa che c'era qualcosa. Sì. Lucky Nava, grazie al momento con Prime per 3 mesi. E te invece hai la prima di bronzo. Mi dispiace Pino ghiacciato che non l'ho ancora fatta prima da 2 mesi. Però non penso di poterla fare presto. Come va il posizionamento dei sassi su Animal Crossing? Non capisco, il gioco è buggato, non ho idea. Non funziona. Mi gira le palle. Animal Crossing mi sta facendo davvero tanto girare le palle ormai. Hai giocato Undertale? Yes, l'ho anche rigiocato in live un po' di tempo fa. Pensi che prenderà PS5 con o senza supporto ai dischi? Penso con. Molto probabilmente con. Proprio perché... Tra l'altro, una cosa che ho scoperto di recente. Non è confermato né nulla. Non mi sembra di aver visto nient'altro al riguardo. Voglio un secondo controllare. Controllo adesso. Avevo visto una cosa. No, dov'è? Non c'è qualcuno che ne parla? Non lo so, però c'era qualcuno che aveva notato in tutti i discorsi quelli appunto relativi all'aspetto della console e cose del genere, sia come quelli che avevano praticamente capito che la dimensione della console sarà più grande di quanto ci aspettassimo, visto che i dischi che entrano nella console avranno ovviamente la dimensione di un disco e la porta per i dischi sembra molto più piccola del normale quando vedi la console, il che non significa che i dischi saranno più piccoli, il che significa che la console è più grande del normale. Sembra che, a meno dal modello 3D che hanno mostrato durante la conferenza e da quello che ha visto un po' di gente, no, non parlavo del discorso dei simboli. Sembra che adesso sta scomparendo la luce. Sembra che manchi la porta dell'Ethernet. Alcune persone hanno notato sta cosa, non so se è vero o meno. I have no idea. Perché pure guardate, non mi sembrava neanche a me. Però io non riuscivo a vedere bene. È scomparsa improvvisamente la luce, vedete? Ah vabbè. Vabbè poco, contando che c'è pure la versione della console senza dischi. Magari c'è un adattatore Ethernet. Sì, però di solito l'adattatore non funziona tanto bene quanto la porta Ethernet classica. Opla. Adesso c'è la luce.
so, a me Zelda PS5 non piace, ma è soltanto un'abitudine, secondo me. Aspetta un po' e ti piacerà. O almeno non ti farà né caldo né freddo. Secondo te devo comprare personaggi in Corea per Switch o sperare in un porting per Switch? Immagino che adesso per PS4. I don't know. Non sappiamo probabilmente se ci sarà un ipotetico porting su Switch. Io direi di sì, è abbastanza telegrafato con tutto quello che hanno fatto di recente. Però ci vorrà più tempo, quindi considera questo. Di sicuro una versione per Switch non avrà contenuti aggiuntivi, questo è certo. Secondo te la lancia della PS5 quanto costerà? Per me 500 euro la versione senza dischi e 550 la versione con i dischi. Secondo me. È impossibile sapere se c'è un no latent perché non si vede il retro della console. E ho visto questa discussione qua. Infatti ho provato a controllare anche io, ho detto, boh, non mi sembra che sia visibile come cosa. Però c'erano delle persone davvero convinte e mi ho detto, beh, sarà vero? Ho ricontrollato la conferenza, però senza farlo in fretta, facendo molto in fretta perché non c'avevo il tempo di farlo, perché ero solo incuriosito. Non mi sembrava di vedere niente a riguardo. Cioè non mi sembrava che mostrassero il dietro della console per farti vedere cosa ci fosse e cosa non ci fosse. Però non ho idea. 500 euro. Io direi 500 euro la versione senza dischi. Quindi quella che costa di meno. Amazon che mi ha messo a sbaglio la Play 5 media ad un costo di 700 euro. 700 euro è troppo, non lo venderebbero mai a un prezzo del genere perché sarebbe un suicidio da parte loro. Perché nessuno la comprerebbe. Cioè, ci avrebbero molto probabilmente un guadagno maggiore se la vendessero a 200 euro in meno, ci perdessero un sacco di soldi tecnicamente. Perché per quanto il costo e tutto non ci rientrerebbero con i giochi e con il fatto che molte persone possono accedere a quei giochi e discorsi del genere potrebbero guadagnarceli. Realisticamente la versione a 600 euro, la versione con disco ci arriva. 600 euro sì, sarebbe un po' tanto, però ci potrebbe arrivare. 700 non è possibile. Sì, esatto. Cioè, contate questo, anche siti come... Che ti mettono casomai il pre-order della console, anche nel caso nel modo sbagliato. Uno può essere per fare pubblicità al proprio sito. Perché dici, oh, su quel sito lì è comparso il preordine della console a questo prezzo. E la gente lo va a vedere. E quindi la gente scopre il sito. Secondo motivo è anche, qualcuno potrebbe metterlo anche in modo temporaneo, senza avere il prezzo originale. Perché se metti un prezzo molto più alto del dovuto, può gestire meglio casomai il rimborso e cose simili. Quando invece metti tipo la console a 100 euro, diventa molto più casino quando la gente dice, ma io l'ho comprato a 100 euro, non me la puoi adesso vendere a 600. Quindi per questa è la ragione. La versione senza disco rende un po' inutile la retrocompatibilità. No, perché se c'è il PlayStation Store avrei accesso a quei giochi PS4. Quindi no. Cioè, forse devi comprarli. No, se c'hai il tuo account, no, non devi neanche comprarli, no. Quando credi che calerà il prezzo di un bel po' della PS5? Non presto. Cioè, non... Non se ne può sapere. Il primo anno non penso che scenda. Esistono dei giochi solo in versione fisica, no? Sai che le tizie nella presentazione PlayStation erano tutti fatti con il motore della PS5? Era tutto fatto per FlexEye. Sì, l'ho sentita come cosa. Non so se è vera, però l'ho sentita. La PS4 quanto costava l'uscita? E ora? Costava... Direi 3,99.
Era 3,99 l'uscita PS4? A 3,99, sì. Però non è paragonabile a qualcosa, eh. PS4 era uscita dopo PS3. PS3 è una console che è durata 10 anni. Quindi già la PS4 quando era uscita non era al top della gamma. Era molto più sottotono rispetto a una PS5. La PS3 era praticamente il top del top all'epoca. Era non il massimo per svilupparci giochi sopra, però era il top del top a livello di componenti e tutto. PS4 quando è uscita non lo era. Era già minimo vecchiotta sotto certi punti di vista all'uscita. PS5 sembra non esserlo, quindi ovviamente il prezzo è più alto. Xbox One 4,99, perché c'aveva anche il Kinect. Ma le parti bianche della PS5 e del DualSense sono piene di simboli. Non sai così anche quella che vedranno? Venderanno, giusto? Non ne ho idea, non so se possono farlo o meno. Sì, perché la gente aveva notato che tipo nel grip del controller, questa parte qua dietro che c'ha un po' di texture particolare strana, fatta apposta per non fatelo scivolare in mano, non era una texture insensata, era una texture fatta di quadrate, triangoli, X e cerchi. Quindi non so se possono farlo così facilmente, oppure è soltanto un easter egg da mettere durante la conferenza. Creiamo che vi faccia notizia. Anche la parte bianca della Play. La parte bianca della Play non mi sembrava. Speriamo che analogici siano fatti meglio. Analogici PS4 mi hanno mandato un problema. Non ha avuto un problema. Come con la croce direzionale. PS3 costava 5,99. 5,99 o di più anche. Non mi ricordo. Era parecchio comunque la PS3. Fare si fa, nel mondo hanno fatto cose anche ben più incredibili. Sì, però il discorso è quello lì. Puoi farlo, ma il prezzo te lo porta più alto oppure rimane comunque basso? Cioè, è una cosa che non ti costa niente o ti costa di più? Perché se ti costa di più e sai che ne produci milioni di milioni e la gente li vuole comprare, è una cosa carina di stile, però se costa di più e aumenta il prezzo, non è una buona idea. I gamepad della Sony sono tra i migliori che abbia mai provato con le varie console. Io concordo. Secondo me è soltanto abitudine, eh. Cioè, probabilmente è molto valido anche il controller Xbox. La gente che preferisce dice che gli analogici asimmetrici siano migliori, è soltanto abitudine. Io mi trovo meglio con quelli simmetrici, ma perché gioco da sempre con controller PlayStation. Quindi secondo me quelli. Quando tipo controller PS3 Xbox 360 aveva come problema la croce direzionale, cioè a cagare, perché ha quel cerchio strano tutto attaccato e non aveva nessun senso. Però aveva delle cose migliori secondo me anche rispetto a un controller PS3. Secondo me il controller di PS4 è uno dei migliori di sempre, perché non ci trovo nessun problema. Non ho mai avuto problemi seri con questo controller qua, a differenza più del Pro Controller o dei Joy-Con, che sono il problema dei DualShock è che gli analogici sbucciano dopo un po'. Il materiale con cui li hanno fatti non è il massimo. Intendi che fanno così? Vedete, qua c'è tipo un minimo fatto in questo modo. Ti riferisci a questo? A me non mi dà fastidio. Cioè, perché non mi cambia niente. Cioè, non è anche percettibile. Il gioco ti viene male anche l'avambraccio. I giochi li trovo comodi. Il problema è che non funzionano. Da me non c'è rimasta la gomma. Minchia, scusa. Cazzo, sono gli altri controller? Ah, già, adesso non li metto più qua. Boh, quelli vecchi non ci ho avuto problemi. Sono ancora perfetti. E quello nuovo ha un minimo di usura nella parte a sinistra. Però c'è da dire che è un controller che ho usato sia su PS4 che per computer. Quindi è un controller ormai di 5 anni. Sì, 5-6.
Non ho capito se i tasti del nuovo controller sono di plastica trasparente o di vetro. Boh. Boh. La PS4 l'ho presa al day one. La PS4 l'ho presa tipo, se non il giorno, massimo 2 giorni dopo l'uscita di Bloodborne. Quindi quando è uscito Bloodborne, quel periodo lì. Vito mi sembra strano, sì, infatti. So neanche che vantaggio avrebbe. L'unico problema è che dopo un po' non funzionano più. Ma quello è caso dalle volte in cui lo lancio. Non ho mai avuto. Non ho mai lanciato, credo, questo controller qua. Probabilmente quello che ha ricevuto. Nonostante quello che ho utilizzato di più, probabilmente quello che ha ricevuto meno colpi di tutti. Spiego il perché gli analogici asimmetrici sono migliori, secondo me, la maggior parte della gente. Secondo la maggior parte della gente. Quando tieni il controller in mano, sotto usi una delle due pulsantiere e uno dei due analogici. Così nei controller asimmetrici tieni le mani posizionate uguali allo stesso livello. Mentre quelli PS con le PS le metti spostate. Adesso tasti a sinistra, giusto analogico. Ok. Non cambia la posizione della mano, però. Fai così al massimo. Come potete un controller? No? Cambiate l'impugnatura in base a dove c'è l'analogico alto? Cioè, se l'analogico è qua sopra, state così? Cosa succede? Non capisco. Intende avere anche poi c'è la stessa altezza posizione. Esatto, tieni i pollici uno in su e uno in giù. E? E? Qual è il problema? Il padre della Switch e pollice allo stesso livello. Sure. Cioè no? Perché tengo così? Non lo so. Non mi convince, non so. Anche se avessi i pollici allo stesso livello. Se avessi anche i pollici entrambi così. E? È più comodo rispetto a tenere i pollici. Cioè, anche se avessi i pollici così o così. È più comodo rispetto a avere i pollici così. Cioè, non capisco. Tengo il mouse come una penna. Forse si pensa a questo il motivo. Non lo so. Non mi convince come motivo. Sai, questo è il motivo, minchia. È proprio la cosa più minuscola del mondo. Nel gioco mica guardo i movimenti pollici. Sì, ma poi anche in base al gioco cambia posizione. Cioè, se sto giocando un picchiaduro e torna comodo al controllo PS4. Perché ce l'ho entrambi allo stesso punto. No? Cioè, se sei così è più che altro per. Non lo so, non lo capisco. Non mi sembra una giustificazione. Utilizzo tutti i controller, non ho nessun problema con l'impugnatura pur prediligendo il pad PS4. Infatti no, secondo me è abitudine, soltanto questo. L'iPhone è di vetro anche in retro, quindi perché i tasti di un controller dovrebbero esserlo? Capisco che sono più fragili, ma non penso che calcolino il fattore mi arrabbio e spacco il controller. Il retro dell'iPhone, o almeno dei telefoni, è fatto di vetro per dare altre funzionalità, tipo il caricare wireless con il retro del telefono. C'ha quello lì anche delle motivazioni, non è per nessun motivo. Onestamente basta abituarmi a giocarci un po' e mi accontento con tutti, sì, praticamente sì. Praticamente sì. A meno che proprio il controller non abbia difetti che ti danno fastidio mentre giochi, va tutto bene, onestamente.
Oh no, questa è Pink, Pink Ape. Altra canzone. Nel dubbio mangio il controller. Esatto, nel dubbio mangio il controller. Secondo voi il DualSense lo potrò usare su Nintendo Switch? Non credo. Deciso la prossima sera da portare in live? Yes. Probabilmente domani iniziamo. Da questo punto di vista anche Wiimote può andare bene. Ho detto tutto va bene fino a che il controllo non ha serie problemi. Quindi no, Wiimote non va bene. Quanta acqua bevi? Ho appena finito di cenare, non avevo ancora bevuto. E poi parlando, io mi sto recuperando Horizon Zero Dawn, mi sto accorgendo che è un gioco che non so perché l'avevo lasciato. Probabilmente perché è tipo uscito lo stesso giorno, se non tipo a un giorno di distanza da Breath of the Wild e l'uscita di Switch. È possibile ci fosse anche lì che occupava di più l'interesse comune, eh? Non so, io Horizon non l'ho giocato perché mi sembrava stupido. E ancora adesso lo trovo stupido. Probabilmente devo superare questa cosa superficiale e provare a giocare il gioco. Perché comunque mi interessa. Il mio controllo è quello di Nintendo 64, giusto? Horizon è uscito 2 settimane prima. Ah, 2 settimane, vabbè. Ricordo lo stesso periodo comunque, sì. Non mi tendo di controllare, quindi metto le mani sullo schermo. Perché ti fanno ridere gli animali robotici? Perché in un mondo post-apocalittico dove i robot hanno vinto sugli umani, gli umani sono praticamente ritornati a uno stato praticamente cavernicolo, lo step successivo dei robot, o comunque quello che rimane dei robot, non è quello di creare tipo una rete che connette tutto il mondo super efficiente, è quello di devolversi anche loro e diventare dinosauri. Non ha senso. Non c'è motivo. È stupido. C'è una spiegazione, sì, ma non posso pensare che sia una buona spiegazione. Cioè, posso darmi qualsiasi spiegazione, ma... Non è un'involuzione. Dici no? Dici che i robot di Horizon sono migliori tipo dei robot di Matrix? Non so, ho detto una cosa a caso. Hai giocato prima di Last of Us? No! La grafica di questo gioco sembra carina. Un altro gioco di carte. Il PC Gaming Show. Prossimo anno. Non so se lo vedo. Non so se lo vedo il prossimo anno il PC Gaming Show. Quest'anno qua non mi ha convinto particolarmente. Non so per quale ragione però. Non sono sicurissimo del motivo. Adesso che abbiamo parlato di tutta sta roba qua, andiamo a giocare con un controller di cui non mi piace la croce azionale. Pochi meme, guys. Hai giocato a Uncharted 4? No. Se entrambi spara tutto. Purtroppo non gioco più niente di Naughty Dog perché fanno spara tutto ormai. E non so proprio per me, non mi piacciono. L'audio? È giusto l'audio? Sì, ok. Volevo essere sicuro prima di andare avanti. Posso entrare in questo tubo qua? Oh fuck! Ok. Oggi andrà bene. Oggi immagino andrà bene.
Più tardi. Allora, cioè, ci sono nuove corse ninji. Che la scorsa volta avevamo fatto la corsa ninji. All'evento terminato, no, ok, non ci sono altre corse ninji. Siamo arrivati 2500esimi. Siamo al top degli oro. Minchia. Ci abbiamo provato per tipo 2 minuti. La gente fa schifo. La gente fa schifo ai ninji. Peccato che era carinissimo. Solo uno, dai. Vabbè. Facciamo un livello di fan ho dopo averne giocati 200. Corretto? Cioè, il festival del super martello. Hai superato la toy box del super martello? È tempo di festa. 0,48% di clear rate. Oh, sto morendo. Secondo me è meglio comprare un PC da gaming o una console? O già la Switch? In ogni caso aspetta la nuova generazione, secondo me, prima di decidere qualsiasi cosa. E basati su cosa ti interessa di più, casomai le esclusive Microsoft e le esclusive Sony. Perché se non ti interessa nulla di Sony, puoi benissimo pensare di prendere un PC da gaming. Se ti interessa invece le esclusive di Sony, puoi prendere la PS4. Che palle. Ok. Fuck. Secondo me è così ormai. Ok. Tempismo perfetto. Sì, almeno qua puoi fare dei piani buoni. C'avevo gente che nel video relativo alla PS5 alla conferenza mi ha detto: ma come, io ho appena comprato la PS4. Ho detto: ma perché hai comprato la PS4 adesso? L'ultimo momento in cui devi comprare la PS4, quando già si parla di nuova generazione, la compri. Mi sembra una scelta intelligente. Cosa mi dai? Ah, questo qua. Oh. Capito. Ok. Hanno fatto male i conti. Sì, ma parecchio male. Prova comunque a non subire danni. Sì, ci sarò attento. All'inizio ho fatto un po' di casino, quindi cercherò di fare meglio con le prossime sezioni. Mi ha colpito? Perché non l'ho schiacciato? Tanto so che non posso completare il livello, però nel frattempo almeno capisco cosa devo fare. Ok. Cosa mi sono perso? Cosa mi sono perso? Fatti esplodere. I don't get it. I don't understand. Visible confusion. Non so cosa devi fare. Attiva il tuomp. E che fa il tuomp, scusa? Non fa niente il tuomp. Mi fatti passare il tuo trampolino. Ah! Non lo sapevo. Non lo sapevo. Allora aspetta un secondo, devo prima levarmi questo power up qua. No, spacca power up. Ok. Devo farmi la scaletta. No. Che palle. Ok.
Ok. Ok. Siamo pronti? Possiamo passare? We good? Mi manca la chiave. Dove la tengo la chiave? Martello sul fantasma? Non vedo. Ok. Ah! Non sapevo che loro si potesse uccidere con il martello. Quante cose nuove che scopriamo oggi. Ok. Grazie. Quante cose si scoprono, vero? Ci siamo. Sono preoccupato di non riuscire ad arrivare. Ok. Infatti dobbiamo rifare tutto questa cosa qua, perché ho già perso la condizione di vittoria. Quindi di sicuro non possiamo vincere ora. Oh boy, c'è una win condition. Eh sì. Come faccio a passare? Ah, aspetta. Che? Devono cambiare il Devono cambiare il tasto con cui funziona sta cosa, perché è insopportabile. Devo passare con un power up o l'altro, non lo so. Prendo questo per sicurezza. Mi ha soddisfatto la condizione? Sì, lo so già. Ok. Oh. Non riuscivo a passare. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Hey! Hey! Siamo qua probabilmente. Abbasta e posata. Sì, lo stavo già facendo, però non passava. Allora, adesso bisogna farlo senza danni. In realtà non ero sicuro che c'è fosse la fine, però. Va bene così. Azot, grazie al abbonamento con Prime per 11 mesi. Anche se ormai non guardo una live intera da 4 mesi, vi ho dato il mio abbonamento. Ammiro il tuo impegno e grazie per tutti i sorrisi che mi regali. Grazie mille. Grazie mille a te. Continua ad abbonarti anche se non stai più guardando moltissimo. Ok. Noi riusciamo a farlo easy. Riusciamo a farlo in speedrun. Oh, sono morto. Sono morto. Ok. Non posso farlo veloce. È un processo lento. Mi stiamo facendo male i pollici per il controllo. No, non c'è problema. Sto giocando con i pollici non alla stessa altezza, però non c'è problema. Si inizia. Ok. Al massimo spaccarne due alla volta di questi qua. Se non è possibile ne posso fare pure un altro. Non è super easy. No! Si è aggrappato alla parete. Power up.
20 punti canale danno 20 sub. Punti di canale verranno messi quando sono pronti. Ok, cerchiamo di non fare questo errore di prima. Ok, non rifacciamo questo errore di prima. Andiamo piano piano, andiamo piano piano. Vai, 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 Mario, vai, vai. Mario. Ok, ora sappiamo cosa fare, quindi dovremmo metterci anche meno in queste sezioni qua. Ok. Schiacciami. E la senta qua. Molto che non è vero se non ci fosse la win condition. Sì, concordo. Cioè, non ci vedo comunque l'obiettivo, il motivo nella win condition qua. Non ci trovo una buona ragione per averla. Quasi mai c'è una buona ragione, a mio parere. Oh! Magia! Il blocco che fluttua! Non che fluttua. Però non significa niente. Ok. E così dipende Super Mario Maker 2? Assolutamente sì. Se ti piacciono i Mario 2D, è praticamente Mario 2D ma infinito, quindi non c'è non c'è nessuno svantaggio. Tra l'altro è un gioco fatto molto bene, con un sacco di contenuti fatti anche dai giocatori, che sono ben realizzati. Ok. Dammi. Ok. Topetto non è utile, in realtà sì. No. Guarda che tecnica da speedrun. Fuck. Non volevo fare questo. Ok. Ok. Ok, qua un pochino siamo al vuoto. Non conosciamo il resto della zona, però immagino che qua ci sia un bullet bill. E questa qua è la fine, esatto. Avrei conosciuto la fine, non avevo visto la bandiera, quindi avevo comunque il dubbio, ma avrei conosciuto la fine. Molto carino, non c'è motivo secondo me comunque della clear condition, però molto carino. Nuovo record, super fast. Potrei mai Zero Dawn, so già che cosa gli criticherai. Forse, non lo so. Si vedrà. Off. BM1. Gvg. Gvg. My third Kaizo level. 0,24% di clear rate fatto da Calippo. Ok. Lo finiremo? Probabilmente no. Probabilmente no. Feedback sui pollici ti fanno male? Al momento attuale no. La condizione c'è perché nella serie dei miei livelli del Super Mattello, a parte il mio livello su 4, c'è sempre una condizione speciale. Ah, ok. E perché hai fatto una serie di livelli con una condizione speciale?
Stavolta si è aperto. Sarà la logica. Sarà la logica, sta la logica. Perché Twitch Prime non mi ha rinnovato la sub, mamma mia. Twitch Prime non la rinnovi in automatico, dovete sempre farlo voi a mano. Ah, devo andare lì, rimbalzare su quelli, fare spin jump su quello. Ok, capito. Ah. Il che è una cosa positiva a mio parere. Cosa? Faccio casino qua. Sono 50 secondi in questo livello senza fine. Sì, non lo finirò, non lo finirò. Però gli do un buon tentativo almeno. Ah! Che, no, che il Twitch Prime non rinnova in automatico? Perché è una cosa positiva? Ah! Mi ha saltato. Una cosa che mi piace di te è che ti impunti un livello e magari proprio 15 volte sempre allo stesso punto. E il terzo tentativo lo lascio perdere. Ah, vabbè, ci sta. Sono abituato. Quell'indicatore lì mi frega un po', perché non mi sembra il punto giusto. Dovrebbe essere un po' più a destra. Almeno perché uno lo lancio io. Poi molto probabilmente perché uno lo lancia lui non è un problema, però. Oh, quello è un problema invece. Quello è molto un problema invece. Segnatelo per un video, questo livello qua. Ah, ho fatto la mossa giusta. E ho toccato con le spine. Sennò poi è così, così, spin, jump e altro. Troppo vicino. Il tempo non è larghissimo, comunque se ho finito il nightmare questo easy. Ci sta. Però non sono abituato a... a Kaizo in questo modo qua, dove devi anche essere preciso. Io sono abituato alle speedrun, dove devi più che altro correre e fare le cose in fretta. Perché in un modo o nell'altro, nonostante tutto... Ah, giusto, posso passarci così, non devo passarci oltre. Sono stupido io. In un modo o nell'altro lì... o sbagli... di tanto... o ci sei. Non so se mi spiego. Fuck! Non puoi estendere la sub con il prime, mi sbaglio. No, no, puoi estendere la sub con il prime. Ok. C'è gente che ha tipo 11-12 mesi di sub sul canale anche soltanto con Prime. Shit! Devo andare più a destra e poi tornare più a sinistra. Non ho mai giocato i Kaizo in questo modo qua. Non ci sono abituato a livelli fatti in questo modo. Come devo fare qua? Non capisco qual è il passaggio di salti, perché faccio confusione. Fermare su e poi giù per colpare la caduta. Intendi fare il cancel del ground pound? Questa cosa qua? Sì, lo so. Però comunque chiede... è complesso. Woo!
Si è spostato! Non stava fermo! Non stava neanche fermo! Ah! Siamo un po' nabbi. È un livello da 0,20% di clear rate Kaizo. Non è proprio un livello entry level. Non mi ha saltato. Fidipu! Progressi, ho mancato ho mancato le gambe, però odio quando mi fa lo spin jump tipo nel frame prima di toccare, no? E mi mangio lo spin jump. Mi sa che se vai nella lava muori. Oh merda. Se avessi saputo prima sarebbe stato molto più semplice fare video su Mario Maker. Ok, questa cosa non mi sembra super precisa comunque. Questa cosa non mi sembra molto precisa. Mi dà un po' di problemi sta cosa qua. Il fatto che non so, devi pure essere preciso su di loro, non c'è tutto lo spazio sopra, mi dà fastidio. Questa cosa odio. Si sposta nel momento in cui sto per atterrare, va a destra. È sfiga. Shit. Me lo fai stendere con i token, eh? Che significa? Ah, sbagliato. Possiamo passare su questo due volte. Riesco a fargli respawnare? No! Oh, no! Se lo becchi dall'alto è un colpo sicuro. Shit, il fatto è che non sono preparato a quelli dopo perché sono sempre del tipo muoio o non muoio qua, non lo so. Ho visto che c'è un sacco di altra gente che è morta lì comunque. Io non sono l'unico che c'ha questo problema qua. È una cosa positiva, no? Non sono l'unico che sbaglia in quel modo e in quel punto. Grandi successi.
La descrizione è corretta. La descrizione del livello è corretta. È molto Shit. Ogni tanto sbaglio ancora questo. Troppo lento. Troppo lento non lo so, troppo veloce forse, non lo so. No, forse troppo lento perché l'ho lanciato forse un secondo più tardi del dovuto. Why? È andato tutto male improvvisamente. Ho mancato ogni cosa. Ho mancato tutto. Ma quell'indicazione lì non mi torna. Ho provato a farlo senza fare nessuno spin jump e altro, ma no. Se faccio senza spin jump o altro è tipo qua. Non so. Boh.